finisce in parità, ma il centrodestra esulta e parla di vittoria sul centro-sinistra che sostiene il presidente della provincia di Teramo, Camillo D'Angelo. Dopo lo spoglio delle schede, iniziato questa mattina alle 8 e terminato dopo le 11, è arrivato il responso dall'urna ai nomi dei nuovi consiglieri. Con D'Angelo presidente sono stati eletti Flavio Bartolino e Andrea Core del comune di Teramo. Per Azione il consigliere provinciale uscente, già sindaco di Roseto degli Abruzzi, Ennio Pavone. Nella lista di centrodestra, la forza del territorio, sono stati eletti il consigliere di maggioranza al comune di Campli, Pietro Adriani, il più votato nel centrodestra, e il consigliere comunale di opposizione a Mosciano Sant'Angelo, Maria Cristina Cianella, unica donna presente in consiglio, l'assessore comunale di Martinsicuro, Luciano Giansante, e il sindaco di Silvia, Andrea Scordella. Eletti nella lista la Casa dei Comuni, il sindaco di Castiglione Messer Raimondo, Vincenzo D'Ercole, che è stato il più votato in assoluto, e Luca Lattanzi, consigliere provinciale uscente delegato all'edilizia scolastica. A pesare sul risultato, secondo alcuni, è stata l'assenza del comune di Pineto, in quanto il sindaco Robert Verrocchio ha rassegnato le dimissioni per candidarsi alle elezioni regionali. In corsa c'erano quattro liste, il centrosinistra con la Casa dei Comuni si è schierato al fianco del gruppo di candidati che fa riferimento al presidente D'Angelo, il centrodestra è sceso in campo con la forza del territorio, Azione ha scelto di competere con il proprio simbolo, l'affluenza al voto è stata del 93,45%. Cade a meno di un anno dalle elezioni del presidente, sindaco di Valle Castellana. Gli uscenti sono 12, ma nel frattempo la provincia è scesa sotto i 300.000 abitanti e dunque l'Assise ha solo 10 consiglieri. Alla consultazione di secondo livello, che ieri dalle 8 alle 20 ha coinvolto sindaci e assessori dei 47 comuni teramani, hanno partecipato 556 dei 595 aventi diritto, dato in leggero calo rispetto alla consultazione di 2 anni fa, quando votarono in 578. Giovedì 21 dicembre si voterà per il rinnovo dei consigli provinciali di Pescara, Chieti e L'Aquila. I presidenti di tutte e quattro le province restano in carica ancora per 2 anni, in quanto il loro mandato dura un quadriennio e non un biennio come per i consiglieri.